Solo Frane e Solo Frani. Siamo di fronte a una sfida appassionante che vede riunite da tempo centinaia e centinaia di persone con entusiasmo avvincente, da valori e obiettivi importanti. È desiderio di libertà, di pacificazione, di speranza per un avvenire luminoso e possibile. Adesso. Adesso vogliamo, possiamo e dobbiamo risvegliare l'orgoglio di un grandioso popolo che sa di scrivere un pezzo di storia del nostro paese che possano leggere le prossime generazioni, perché la rinascita è adesso.